Devi, diciamo, degli argomenti, dei trending topic che negli ultimi giorni stanno affollando un po' i forum di discussione bianconeri, sicuramente riguarda Liechtenstein e la Samoa. Liechtenstein e la Samoa, lo sapete, sono entrati contro il Tottenham a partita in corso, hanno cambiato la gara sulle fasce sovrastando da una parte Trippier, da una parte Davies e Son, e quindi di conseguenza hanno goduto di una considerazione che da un po' di tempo non godevano. Quindi la domanda nasce spontanea, sapendo che entrambi sono in scadenza di contratto e quindi sono svincolati di lusso. Ma tu rinnoveresti il contratto a Liechtenstein e ad Asamoah? Ovviamente è una domanda che mi è stata fatta da alcune persone su Instagram, ma subito dopo la partita. In realtà, se non rispondo, ragazzi, è perché ho altre email, insomma, altre cose, ma prima o poi rispondo a tutti tranquillamente. E quindi, di conseguenza, avendo fatto questa domanda, ho deciso di farci un video per rispondere in maniera totale. Sicuramente si tratta di due giocatori che sono alla fine del proprio ciclo con la Juventus. Liechtenstein è qui dal 2011. Fu acquistato a 12 milioni dalla Lazio, la Samoa fu acquistato a 18 dall'Udinese l'anno dopo e qui da 6 anni. Sicuramente sono anche calciatori che con il tempo hanno acquisito quello che è lo stile Juve o comunque quello che hanno acquisito è la cultura del lavoro che sta alla Juve perché danno il 100% ogni volta che entrano in campo. Però è anche da dire che comunque sono due calciatori, ripeto, arrivati a fine ciclo e anche se ti possono dare tanto nel breve periodo, nel lungo non te lo possono dare. Tuttavia, credo che Asamoah possa essere ancora una buona riserva, nel senso credo che arrivato a 29 anni si possa tranquillamente dire che ha ancora 3-4 anni di carriera buoni. Liechtenstein di anni ne ha 34, se non sbaglio, e quindi potrebbe essere in una posizione ancora più critica, tra virgolette, di carriera del ghanese. Sicuramente se dovessimo decidere di rinnovare il contratto, io personalmente non avrei alcun problema a rinnovare a tutti e due il contratto, però comunque voglio maggiori garanzie sulle fasce, quindi voglio un terzino destro di caratura internazionale che si vada ad alternare a Liechtenstein e De Sciglio perché, come dice il vecchio Trapp, meglio averne tre che due, quindi non fa niente avere tre terzini su una fascia perché poi li puoi utilizzare. De Sciglio ha fatto anche il centrale, può fare il terzino sulla fascia sinistra, può fare un sacco di cose. E comunque Asamoah voglio che rinnovi a patto che rimanga Alexandro, perché se poi Alexandro non rimane e tu devi rimanere qua Asamoah a titolare, no. Quindi dipende molto da quello che farà in estate la Juventus, da quello che sarà il mercato estivo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi. Rinnovereste il contratto a Liechtenstein e a Samoa oppure no?